Ciao, ben ritrovati. In questo video illustrerò Beeline Reader, le sue potenzialità, come si installa e come va utilizzato. Beeline Reader è un'estensione di Chrome che guida i lettori ad avere una lettura fluida, poiché conduce gli occhi dalla fine di una riga all'inizio della riga successiva. Lo strumento, infatti, va a fare delle piccole modifiche sul testo, in modo da rendere la lettura più facile e veloce, così da permettere di passare da una riga all'altra rapidamente, senza difficoltà. Andiamo a vedere come installarlo nel browser. Apri il Chrome Web Store. Scrivi nella casella della ricerca Beeline Reader e batti l'invio. È il primo che compare sulla destra. Cliccaci sopra. A questo punto non ti resta che schiacciare Aggiungi e confermare su Aggiungi estensione. In un primo momento ti potrebbe sembrare che non sia successo nulla. In realtà l'estensione la trovi nel menu del simbolo del puzzle. Aprilo. Cerca l'estensione e bloccala. In questo modo te la ritrovi visibile anche fuori dal menu. Andiamo a vedere come funziona. Questo è un esempio di un testo su cui è stato applicato Beeline Reader. L'estensione utilizza una sfumatura di colori per guidare gli occhi dalla fine di una riga all'inizio della successiva, perché l'inizio della riga successiva sarà dello stesso colore di quello della fine della riga precedente. E fa la stessa cosa su tutta la pagina. Se fai un clic sul simbolo, si aprono le impostazioni e hai la possibilità di cambiare i colori, inserire lo sfondo nero, oppure puoi creare tu la combinazione di colori scegliendo dalla tavolozza. Il collegamento dell'estensione verrà eseguito automaticamente sulle pagine, ma puoi anche decidere che venga eseguito solo sulle pagine lunghe. In questo caso, andando ad aprire Setting, dovrai spostare questo tasto tutto a sinistra. Per applicare Beeline Reader a tutte le pagine, anche su quelle che hanno poco testo, bisogna spostarsi a destra. Ma andiamo a vedere altre possibilità. Attivando questo pulsante, il font del testo viene modificato in uno adatto per persone dislessiche. In questa sezione, invece, posso decidere di mettere a fuoco il testo, sfocando tutto ciò che lo circonda, banner ed elementi di disturbo che inducono il lettore a distrarsi. Posso aumentare l'opacità, modificare la sfocatura del bordo e cambiare il colore della sfocatura. Se sei su un sito e vedi attivato Beeline Reader e non lo vuoi, puoi disattivarlo selezionando Non colorare mai questo sito. Così l'estensione non si attiverà più automaticamente su quella pagina. E se vuoi attivare Beeline Reader solo su determinati siti, puoi creare una lista delle pagine dove vuoi che venga eseguito. Per farlo, clicca con il tasto destro del mouse sull'icona dell'estensione e seleziona Gestisci estensione. Scorri verso il basso fino ad accesso al sito. Sulla destra, al fianco della scritta Su tutti i siti, c'è un triangolino. Cliccaci sopra e seleziona Su siti specifici. Ti si apre una finestra dove andrai a scrivere appunto solo i siti dove vuoi che si attivi l'estensione. La lista la vedrai qui e ne puoi aggiungere altri cliccando su Aggiungi una nuova pagina. Per eliminare un sito basta andare nel menu dei tre puntini e selezionare Rimuovi. In Size puoi modificare le dimensioni del carattere, dell'altezza e la spaziatura delle lettere. L'estensione è una parte gratuita e una a pagamento. Quest'ultima è attiva per 2 settimane dall'installazione nel browser. Poi alcuni strumenti, come ad esempio la personalizzazione dei colori, non saranno più disponibili. Chi non vuole fare a meno di tutti gli strumenti può scegliere tra queste 2 licenze. Beeline Pro a $1,99 al mese con la possibilità di sconti annuali, oppure Beeline Pro Family Pack per ottenere l'estensione per 5 browser al costo di $8 all'anno per browser.